Ma sonno no, di certo non possiamo rimanere dove siamo. E quindi, dopo lo stretching, partiamo. Siamo in mezzo al deserto del Burj Khalifa. No, non è vero, non lo so dove siamo. Siamo da qualche parte verso Torres del Rio. Allora, Alberto si ferma spesso, in questa iniziando a far luce. Là si vede una piccola città, molto carina, per destinazione di ha rotto il cazzo. Dopo aver rovinato il monologo di Chiara, la pioggia mi punisce. La pioggia è brutta, ma avere questa cosa addosso che ti fa sudare come un cavallo è peggio, molto, molto peggio. Hai fatto? Non ci riesce! Ne hai fatte 30.000! Ma fai a dire che questo pezzino non assomiglia a Chiazza Marina? Perché non ci assomiglia. Ci assomiglia, faccio un pochino. Anche Chiazza Marina, cioè, e che annate scendo. Ma che mi ha mandato a farina? Siamo arrivati a Logroño, in un ostello donativo di una parrocchia, che fanno anche la cena e la colazione. E quindi dormiremo qui in una camerata piuttosto numerosa. Di Logroño non riusciamo a vedere nulla. In compenso mangiamo in compagnia con gli altri ospiti dell'ostello e di sera ci mettono il timbro. Ore 6, in direzione Nayera, lasciamo Logroño. Oggi altri 29 km. Cosa más linda, más llena de gracia, es esa muchacha que viene y que pasa con su balanceo camino del mar. Niña de cuerpo dorado del sol de Ipanema con su balanceo. Raccogliere i timbri è un po' come i Pokémon, si trovano dappertutto, anche nei bar. Anche in Spagna la Lega è vista male. La stanchezza e il caldo ci tolgono le parole. Ciao, come ti senti? Devo dire che sto iniziando a stancarmi. A stancarmi a morte, perché sono stanco da stamattina. Finalmente arriviamo a Nayera, con le ossa distrutte e le gambe a pezzi. Ma arriviamo. Riusciamo a trovare un ostello donativo in questa camerata immensa. E poi la giornata finisce in un tuffo. Sono le 6. No, sono le 7. E stiamo partendo adesso perché abbiamo voluto dormire di più. E fa freddo. Quella chiesa è bella. Siamo nella periferia di Santo Domingo della Calzada e ora parte la caccia al solito ostello. Santo Domingo della Calzada. Mi piaceva ribadire il concetto. E una volta arrivati in città, 15 minuti di ricerche non hanno portato a nulla se non un pacco di patatine in un parco e i piedi all'aria, belli, freschi. Siamo arrivati all'ostello dopo che abbiamo girato per tutto il circonvale. E niente, adesso andiamo a mangiare il solito panino col prosciutto. Chia, è andato a Santiago. Era il prosciutto crudo più brutto che abbia mai mangiato. Buono. Di pomeriggio non si può sempre dormire, quindi decidiamo di fare una partita a carte prima di cenare. Cucinare è sempre un gran macello, anche perché le cucine sono molto affollate e gli utensili spesso mancano, ma alla fine un petto di pollo riusciamo a farlo. Ore 6 del mattino,
fa un freddo cane. E noi siamo diretti ore 6 del mattino. Ore 6 del mattino. Siamo diretti a Bocadillo. E a parte i flussi gastrici causati dal tè e aver sbagliato per la millesima volta il nome della città, la giornata prosegue tranquillamente. E arriviamo nella regione della Castiglia-León. Siamo a 4 km da Belorado, come si chiama, e intorno a noi non c'è niente. E dopo 4 km di caldo insopportabile arriviamo all'ostello di Belorado. Stiamo cercando un supermercato che sta per chiudere, quindi dobbiamo fare in fretta. Ci siamo arrivati prima della chiusura e abbiamo deciso di fare panino col salame la mattina e stasera tipo una pseudo matriciana. Fuori il supermercato imbottiamo un panino grande come la mia faccia. Di pomeriggio, dopo il solito pisolino, un altro tuffo in piscina e la sera la benedetta matriciana. Sveglia alle 5:30, partenza alle 6, evviva. Siamo usciti da Pamplona, come ti senti? Da Pamplona. Da quello che è, Belorado. Bene. Io adoro le altalene. Questa salita è ripida, decido di farla a corsa. Comunque, ancora peggio della salita, c'è la discesa. San Juan de Ortega. E oltre quella collinetta. Trovare l'ostello in questa città non è stato affatto difficile, anche perché ce n'era uno. Paghiamo la cena cucinata dagli ostellani, che non era del tutto malvagia, almeno per i nostri standard. Tutto questo è Orteaga.